Inoltre, la particolarità del nostro studio fotografico è quello di consegnare nelle mani degli sposi un servizio fotografico completo, completo di fotografia a colori, bianco e nero, fotografie in cui il colore o i particolari della fotografia stessa sono ripresi da effetti dipinti, oppure utilizziamo carte fotografiche molto particolari, esempio la carta metal, che dà un aspetto ed un effetto lucido alle immagini molto molto particolari, e che ogni coppia ha dei desideri particolari in quanto a improntare il proprio servizio fotografico, che può essere di reportage oppure improntato su immagini, se vogliamo, di moda, quindi molto curate nelle posture, nelle ambientazioni, quindi andiamo al mare, in locali pubblici molto particolari, molto colorati. In più, nei nostri servizi fotografici possiamo realizzare per le coppie album prettamente classici, quindi album con la velina, dove la fotografia attaccata è tangibile, oppure fotolibri, che è poi la novità degli ultimi 4-5 anni, in cui la fotografia è direttamente incollata su tutto l'album, quindi sembra quasi un libro vero e proprio. Amleto, guardo proprio in particolare di questo album, queste varie sequenze che stavamo parlando prima, le crei tu, cioè crei tu l'atmosfera giusta guardando gli sposi. Esatto. Praticamente durante la seduta in esterni con la coppia non facciamo altro che parlare, scherzare, dare degli input durante i quali io poi documento, come ti dicevo prima, quello che succede. Quindi loro tra di loro parlano, ascoltano quello che dico io e io poi realizzo le immagini del tutto naturale, te lo assicuro. Bene, salutiamo Filomena e Amleto di Arte Ferm Studio Fotografia e Make-up qui a Modugno, e il nostro viaggio nel mondo della sposa continua spostandoci a Bari. Seguiteci. Bene, ritorniamo nel mondo della sposa e ci troviamo a Bari, esattamente in via De Rossi 28, nell'atelier di GV Couture Sposa, dove incontreremo Gennaro Di Vittorio. Seguiteci. Costretta in clandestinità, Chiara. Ciao Gennaro. Ciao cara. Grazie per averci ospitato qui nel tuo atelier. E intanto, da dove nasce Couture Sposa? Nasce da un mio grande desiderio che avevo già da qualche anno fa, di aprire una filiale qui su Bari. E soprattutto volevo dare enfasi al mio nome e alla mia griff. Quindi Gennaro, due atelier e due collezioni diverse. Due atelier con due collezioni simili fra di loro, ma molto personalizzate, perché la sposa comunque deve essere sempre unica e non dovrebbe mai essere un abito uguale all'altro. Si cerca di creare qualcosa di personalizzato affinché la sposa sia sempre originale. Quindi entrambi gli atelier hanno due collezioni diverse, però sempre fatte con buon gusto. E dopo aver visionato con te, Gennaro, questi bellissimi abiti da sposa con tessuti pregiatissimi qui a Bari in via De Rossi 28 a GD Couture Sposa, ci spostiamo a Fili Sposa a Capurso. Seguiteci. Leggi. Quando la tradizione incontra l'eleganza, il momento è unico. Con questo slogan, Fili Sposa Capurso apre le porte a glamour. Nostra guida sarà Gennaro Di Vittorio, creatore di questo laboratorio sartoriale qui a Capurso, Fili Sposa. Ciao Gennaro. Ciao cara, buonasera. Gennaro, non a caso siamo qui accanto a questa macchina da cucire che vuole segnare un inizio per te, vero Gennaro? Sì, sicuramente, in quanto ho imparato a cucire su una macchina uguale a questa quando avevo circa 7 anni, quindi mia mamma mi mandava al sarto per imparare, quindi le prime cose le ho fatte su questa macchina da cucire che era ancora con la manovella e con il pedale a mano. Sensualità, fascino ed eleganza nelle linee, queste sono le caratteristiche dei tuoi abiti, Gennaro?
Sì, soprattutto è molto personalizzate. Qualunque ragazza dovesse venire e ha delle esigenze molto personali, siamo in grado di poter accontentare in base ai propri gusti e alle proprie esigenze. E per quanto riguarda quello che dicevi tu adesso, eleganza e sensualità, vorrei darti un esempio di una delle mie modelle che quest'oggi ha messo uno dei tanti vestiti che abbiamo disponibili, che a me personalmente mi è piaciuto tanto in quanto è prezioso nei tessuti ed è molto sensuale. Come puoi vedere, quello che ti sottolineavo prima, l'eleganza e la sensualità, è un abito emicado di pura seta, è fatto con dei giochi di trasparenze e non, e applicate dei pizzi chantilly tagliati a fazzoletti, quindi c'è una lavorazione non indifferente, una quantità di tessuto, poi impreziosito da quei splendidi ricami che sono cristalli e cannette che ovviamente impreziosiscono l'abito. Vogliamo parlare dell'originalità di quest'abito? Certo, come puoi notare è qualcosa di insolito, è una sposa alternativa, come la chiamo io, in quanto sono abiti da sposa che possono essere anche risfruttati dopo, ad esempio il corpino, l'abito è fatto interamente in jeans, è tempestato tutte di strass di Swarovski e poi abbellito e reso elegante da questa balsa molto bella sotto, tipo anni 90, è una sirenetta tutta in riccio in organza di seta pure plissettato, c'è un lavoro non indifferente, però molto insolito come abito da sposa. Bene Gennaro, ti ringraziamo per averci ospitato nei tuoi due atelier di abiti da sposa. Ricordiamo, a Bari GD Couture Sposa in via De Rossi numero 28 e qui Figli Sposa a Capurso in via Valenzano. Ciao Gennaro, alla prossima. Ciao Anna. Grazie agli amici di Glamour, arrivederci. Glamour vi ha accompagnato per questa prima puntata in un viaggio tra coreografie e abiti da sogno che rendono la sposa assolutamente glamour. Vi ricordo che potete rivederci in replica questa sera a mezzanotte 45, domenica mattina alle 7.30. Per quanto mi riguarda ci vediamo sabato prossimo sempre su Teleregione alle 14 alla scoperta di nuovi mondi con Glamour. Arrivederci.